quindi Alessandro tutti i fondi della serata per Tutti in piedi per Nicole finiranno là, lassù. Lassù dove? Spiegaci meglio. Sì, guardate, proprio lassù, su quel tetto c'è quella falda del tetto che verrà diciamo ristrutturata, e in quella zona ci sarà la nostra terrazza, la terrazza che sarà dedicata a Nicole, dove i genitori dei bambini ricoverati al Bellaria, contate che questa struttura sarà praticamente dedicata a questo tipo di accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati al Bellaria, beh, lì in quella terrazza i genitori potranno avere il loro momento di relax, di condivisione, di comunione anche di esperienze di vita che si vive in un ospedale durante momenti drammatici, quali quelli di una cura di un bambino che è malato di tumore e che sta lottando. Ci avviciniamo, Alessandro, alla struttura per capire un po' meglio, perché in realtà vediamo che il cantiere è già aperto. Noi sappiamo che serviranno 100.000 euro per la realizzazione di questa terrazza, però questa è una villa, è una struttura molto grande, molto spaziosa. Vediamo che ci sono i muratori laggiù di lato che stanno lavorando, c'è già l'impalcatura, quindi che cosa state già realizzando? Bene, quello che si sta realizzando adesso è tutta la demolizione dei quattro piani, li si stanno demolendo perché verrà ristrutturata completamente, ricreati nuovi spazi. Voi contate che i piani alti, quelli dei due piani e la terrazza, saranno dedicati proprio a quei genitori, a quelle famiglie di cui vi dicevo. Lo ripeto, sono le famiglie dei bambini che vengono ricoverati al Bellaria e che in qualche maniera, venendo da lontano, devono avere un supporto che noi vogliamo garantire un supporto che abbia un concetto solidale e pertanto mantenerlo gratis, come abbiamo sempre fatto fino adesso. I piani invece inferiori, quelli che vedete proprio all'altezza uomo, sono aree dedicate alla cittadinanza di San Lazzaro, ai ragazzi di San Lazzaro, alle famiglie di San Lazzaro, perché possono avere anche loro il loro polmone, il loro punto d'appoggio solidale per la gestione delle complicazioni quotidiane, della gestione dei ragazzi, la gestione delle dinamiche della famiglia, che non vanno sottovalutate. Ora come ora abbiamo tanto bisogno anche le famiglie, non necessariamente di bambini malati, di appoggi concreti, solidali, quindi a prezzi normali, e questo deve essere appunto la risposta anche a questa necessità. Perciò quello che voi vedete è proprio un polo di accoglienze e servizi solidali, da cui passo bambini malati e bambini che invece diciamo non hanno questo momento, convivono, stanno insieme, si scambiano esperienze, si scambiano vita quotidiana e pertanto crescono anche dal punto di vista umano. E allora davvero tutti in piedi per Nicole.